Ciao ragazzi, oggi parleremo di come schivare i pugni circolari. Io sono Stefano Noardi, istruttore di Muay Thai tradizionale Krabi Krabong e benvenuti nel mio canale YouTube. I pugni circolari nel MMA Muay Thai, scuola Tarandevaka, si schivano appunto effettuando un movimento a U con tutto il nostro corpo. Quindi, dalla nostra posizione Samlian, come dicevo, andiamo a effettuare questo movimento a U, prima verso destra e poi verso sinistra. 1 2. Quindi da qua giù e su. Questo movimento, per effettuare appunto questo movimento a U, non dovremo fare altro che abbassare il nostro baricentro, ossia piegarci sulle gambe, sui ginocchi. Quindi da qua 1. Importante restare sempre con il nostro petto. Quindi con il nostro busto dritto a controllare il nostro avversario. Non dobbiamo fare questo, quindi questo è sbagliato, perché altrimenti offriamo la faccia e la testa alle ginocchiate del nostro avversario. Ma questo è giusto. Arriva il gancio, schivo, se lui per esempio tira un colpo, una ginocchiata, sono pronto a controllarlo. Quindi da qua, 1, 2. Possiamo farlo anche in combinazione uscendo, per esempio arriva il gancio appunto, esco, schivo, vedete, sempre col busto dritto, entro una gomitata, oppure schivo, quindi esco a 45 gradi, posso entrare con una gomitata sul suo fianco, sia verso sinistra che verso destra. Non è un movimento difficile, ma richiede anche questo un buon allenamento, una scelta di tempo precisa da applicare in combattimento. Vi consiglio quindi sempre di provarlo da prima a vuoto, poi successivamente con un compagno, provando certe combinazioni di attacco e difesa, e poi inserirlo in certi sparring condizionati. Quindi rifacciamo vedere in questo movimento. 1, 2, vedete, disegno una U. Okay. Se avete domande vi consiglio sempre di contattarmi tramite i miei social, Facebook, Instagram, qui su YouTube, scrivendo sotto nei commenti appunto le domande che avete. Vi consiglio sempre di attivare la campanella, così ogni volta che caricherò un video vi arriverà la notifica, e di visitare il mio sito internet www.stefanoardi.it. Ciao, buon allenamento!